Oi la ragazzuoli, benvenuti oggi in questo nuovo video. Chi si ricorda degli indovina chi? Alzi la mano. Vuoi tu l'hai alzata la mano? Sì, non lo so, non ti vedo. Hai alzato? Sì. Aizaki? Hai alzato la mano? Abbiamo deciso di portare una sorta di indovina chi, però con le descrizioni dei personaggi di Nanzumi Eleven tramite i videogame. Quindi partiremo con questa nuova puntata con Nanzumi Eleven 1. E facciamo 5 a testa. 5 io, 5 Bjorn. Mamma mia, Bjorn. E già, fornisci, fasti e faccio. Che c'è? C'è solo una custe. E nulla, vediamo chi dei due è più bravo ad indovinare. La moneta. Testa Testo croce. grosso. Il segno con il 10 E testa. è testa. Io scelgo. Croce. Io scelgo loro. Quindi. Testo croce. Vai. Non ho visto un cazzo, che è caduta. Rifai? Ok, Inizio parti tu. io. Dietro il suo fascino tenero si cela un atleta dalle molteplici abilità. Allora, aspetta, prima di tutto, io mi avevo detto la questa, no? Ci dobbiamo dare pure degli aiuti? Quanti ce li dobbiamo dare? Facciamo Tre aiuti. Quindi 3 a persona. in tutto abbiamo solo tre aiuti, in Sì. tutto, in tutte e cinque personaggi. Sì. Ok, quindi Allora, divende tutto. possiamo sparare quante volte vogliamo, però giustamente al terzo Al indizio devi terzo. indovinare per forza. Sì, al terzo nome in pratica. Allora, un atleta di più sfaccettatura. Quindi al primo impatto mi verrebbe da pensare Sean. Nope. Ah, Meno uno. ok. Allora, primo indizio. Cioè, ogni sbaglio un indizio. È un personaggio che, se ti ricordi, io volevo vederlo senza cappello. E questo già ti ho dato un bel indizio. Indossava il cappello. Indossava il Vabbè, se cappello. ci pensi, quasi tutti indossano il cappello in È Azumi Eleven. vero, non riesco a pensarci, quindi vai di secondo indizio. Secondo indizio. Da metà in Azumi Eleven 2 non si vede più. Da metà in Azuma level 2? Metà barra inizio, se vogliamo dire così. Metà barra inizio, sì. Boh, Quindi praticamente potrebbe essere uno della vecchia re. chissà. Può essere lui, ma può anche non essere lui, però pensandoci. Perché nel videogioco fanno molteplici comparse anche personaggi. Malcolm. Marco, tu dici? Sì. Nope. Hai l'ultima, ma qua devi buttare per forza. Terzo Sì. indizio. Terzo indizio. Sì, ho fatto una gaffe prima. Però lo si vede pure più avanti di Nanzumi Eleven 2 sempre. Quindi, cioè, non è che scompare, sì, negli altri capitoli a venire. Però tra Nanzumi Eleven 2 ci stanno sia le sue comparse, le sue scomparse, le sue ricomparse. Cioè, compare, scompare, ricompare. Ma nell'anime dici? Sai Pure nel gioco. C'è anime che gioco, però noi stiamo parlando del gioco. che non mi viene un po' in mente, però vorrei azzardare. Sì. Vado nella squadra della Zeus Ok. e ti dico quella. No, penso Artemis, quella là con Con la la maschera. maschera di pietra. No, D'Atena là, tipo. non è Atena. Ah, no, ok, Artemis. Penso che sia Artemis oppure qualcuno. Vabbè, quello con la maschera del Zeus. L'accendiamo? No, non è. Cioè, sì, ma sono sicuro che non lo è. Nope. Qual è la risposta? Maxwell. Su cappellino di E merda! se ti ricordi, io ti dissi fra quando facemmo il video che feci anche il disegno di talisman senza maschera, cioè senza fascia, e dissi voglio vedere pure cose che vorrei in Azumi Eleven. Che vorrei vedere Max senza cappello. E tra l'altro compare nel 2. Poi se ne va perché viene infortunato. E ricompare con la Dark Emperor. E poi da lì non si vede proprio più Maxwell. Yeee! Siamo 1-0. Vai, Bjornino, No, vai. 0-0 più. Sì, giusto, giusto, Vado? giusto. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Beh. Bjornino, dopo anni e anni, è riuscito a Ok. prendere il save. Un cavaliere oscuro con una forza travolgente nato dalle tenebre. Cavaliere oscuro.
Sì. Nato dalle forze, dalle tenebre. Allora, io chiedo indizio. Ok. Il primo indizio è... Compare sia in due che in tre. Posso risentire la descrizione? Un cavaliere oscuro con una forza travolgente nato dalle tenebre. Shadow. Fanculo, vai. Ci ho preso? Sì. Ah! A caso l'hai buttato, dillo. No, perché mentre stavo trovando le mie descrizioni, lo volevo mettere Shadow, però ho detto, vabbè, cavaliere oscuro, tenebre, Shadow si capisce. Ma tranquillo, il prossimo sarà molto complicato, non ti preoccupare. Quindi siamo 1-0, Bjornino. Sì. Ok, il mio secondo è... La sua forza è data dalla musica che ascolta sempre con le cuffie. Ma è di Dance of Level 2? 1. Ah no. Sempre 1. Sì, sempre 1. Siamo sempre là. Chi utilizzava le cuffie? Chi utilizzava le cuffie? Raga, chi utilizzava le cuffie? Aspetta. Perché c'ho solo Cadanza in mente, no? Quindi... infatti ti frega. È bastarda la cosa. E Suzette, perché ti ricordi che quando appare Suzette... Vabbè, non la contiamo però. Ma è proprio un personaggio base, nel senso non sono quei personaggi complicati. No, sono solo di squadre affrontate tra Football Frontier e qualificazioni. Indizio è un personaggio che io l'ho messo nella top 100, spoiler, perché penso che quando uscirà sto video Bjorn ancora non l'avrà montato, però lui se lo ricorderà, e io l'ho messo tra i preferiti in base a un colore che è uno dei miei colori preferiti, e Bjornino penso che conosce i miei colori preferiti. Porpora. È tipo Bjornino fa nope. No. Buone. Dici sei il buone? Sì, butto. Nope. Vabbè, che alza il cazzo direi. Secondo indizio. Sto giocatore in Azumi Eleven 2 è a 1, scusami. Lo si vede per ben due partite, non una. Due partite. Sì, due partite. Quindi praticamente sarà della Royal. Perché la Royal è l'unica squadra che giochi due volte. L'hai detto. Perché si vede anche la Zeus due volte. No. Tramite il filmato. Vabbè, ma è un filmato, non è un... cioè, vabbè. L'unica può essere solo la Royal. Il problema è quale della Royal. Non è che forse l'hai fatto per triggerarmi. Perché sono costretto a dire il suo nome. Boh, buttati. Joseph King. Nope. No. Aspetta. No, la sua descrizione era tipo il re dei portieri, una cosa del genere, si capiva. Allora, posso pensare a Joseph King, cioè facciamo finta che non è mai già l'hai detto. Perché no, già forse ce l'ho. Già l'hai detto però. Indizio, voglio il terzo indizio per essere sicuro. Ok. Perché forse è la stessa persona che intendiamo. Fa parte della Royal. Quindi, ah, Master. Quindi ti do la conferma e sì. Master, grazie per esistere, grazie per avere quelle fascette lì. Infatti non sapevo fossero cuffie. Vabbè. 1-1. Vada, Bjornino, cuoricino. Questo è proprio di una bastardaggine mostruosa. Vuole imparare l'alfabeto Braille e il linguaggio dei segni. Oh cazzo, già l'ho sentito. Già l'ho sentito. No, ok, questa la indovina. L'indizio che gli darò. Va, indizio. Compare solo in uno. Grazie al cazzo. No, proprio per dirti, la sua apparizione si limita ad uno. Basta. Uno in che senso? In Azumi Eleven 1 o sì. Una volta sola? In Azumi Eleven 1. Quel secondo indizio. E non ho sparato manco un nome finora. Vabbè, però, cioè, se ne ha bisogno. Per forza. Il secondo indizio lo doppia Alex Polidori. Aspetta, ricordami chi era Alex Polidori. Quale doppiatore era? Darren.
Darren. Aspetta, non ti dimentica che nel gioco c'hanno tutto altro doppiaggio. Sì, ma non è che devi pensare solo al gioco. Io guarda, vorrei giusto per sparare un nome, ma già lo so che non è, perché la descrizione non è quella, però Peabody, ma no. No. Velocità. Oltre non posso andare, perché sennò la indovini. Allora, compare in Inazuma Eleven 1, soltanto in Inazuma Eleven 1. Lo doppia Alex Polidori. Velocità. Io c'ho ancora due nomi da sparare. No, uno, perché dopo il terzo indizio è l'ultimo. Avevamo detto. Guarda, non so perché, non lo so, la prossima descrizione mi confonde, però io sentendo vento ti potrei dire Miles, l'amico di Nathan. Ti odio. Sì. Sì. Però aspetta, nel 2 compare nel gioco. No, nel no. Sì, compare quando, vabbè, non parte della storia ufficiale. Vabbè, però quando, ti vogliono sfidare gli alieni, che tu devi andare in giro, che stai per uscire dalla scuola, per andare ad acchiappare ad Axel, all'improvviso dire Miles, che sì. Nathan dice: Miles, pure tu stai up con la con l'Arius. Vabbè, 2 a 1. Cioè, oddio, 2 a 1, ancora 1 a 1, perché deve 2 a 1. 2 a 1, sì, 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 giusto, strunzo. Vai tu. Allora. Sapi che io non la farò proprio abbastanza. Un tipo pericoloso che falcia l'erba del campo con un'accetta. Sì. Un Salute. Tipo pericoloso che falcia l'erba del campo con la sua accetta. Cazzo di... Non può tenere un'accetta in campo tutto qua. La descrizione così dice. Leopard. Nope. Non lo so. Primo indizio. Forse la sua mossa in teoria può somigliare ad un'accetta. Proprio come dice la descrizione, una delle sue mosse. Secondo indizio. I suoi capelli mi ricordano un botto un giocatore della Raymond, no, che non ti dico il nome, ma che entra a far parte in Azumi Eleven 1 dopo la partita contro la Royal Academy. Dopo la Royal Academy. La prima partita contro la Royal Academy. No, la seconda. Quindi dopo la finale. Chi va contro la Academy? L'unico che compare dopo la Royal Academy è Jude. Quindi uno che somiglia a Jude. In parte. Il portiere della Occult. Ma vedi il nome? Non lo so il nome, però il portiere della Occult. L'accendi? Sì. Mask. Vabbè, perché è stato facile dirti il consiglio di Jude con l'unico, i capelli. L'unico che mi è uscito. Perché se ci fai caso, la mannaia micidiale è una manna, è una sorta di accetta. Però ti immagini Mask. Mo faccio il campo bello. No, che sì. Mio. Vai, siamo 2-2. No. 1-2, perché 2-2, però te devi fare il... se sbagli... sbagli... quello è fatto, se sbaglio che fa? Perché andiamo ad oltranza, uno ad oltranza. Perché io ne ho indovinato i due di te. Se sbaglio... Se indovini hai vinto. Se invece sbagli... C'è un altro personaggio ancora. Se no la finiamo in pareggio dopo il personaggio. Nessuno sa niente del suo passato. Che stai? Sì. Che cazzo di descrizione è? Nessuno sa niente del suo passato. Ma manchi non sa niente is però. Questa descrizione. Indizio. È un meme. Come meme sta solo Peabody nell'uno. Non solo. Non sa niente del suo passato. Ma mica è uno di quei personaggi presi a random, no? No, ah. No, Fide. Non è proprio preso a random. Quel secondo indizio. No, sparo un personaggio, giusto per Jim. No. Ok. Secondo indizio, è molto amato dai giapponesi. Direi ti ho dato un indizio così grande. Molto amato dai giapponesi. Perché sì. Lui che cos'è? Non è giapponese pure lui? Sì, ma proprio il fandom giapponese lo ama. Proprio il più amato. Ho dato un indizio gigantesco. Non sai quanto è gigante. Ti può fare una domanda? Sì.
aggiungiamo pure una domanda che qua ci vuole. Va bene, va bene. Sto personaggio, no? Fa parte, tipo, per esempio, della Raymond. Ok. Quel terzo indizio. Sparo un nome. Ok. Tanto poi ce n'è un altro dopo, no? Sì. Gus Martin. Sì, io. E chi è morto? Non lo so perché mi è venuto in mente Gus Martin. Perché l'unica cosa che mi ricordo è che tu una volta mi dicesti no, a me piace Gus Martin. Quindi io ho vinto. Sì. Oddio, il mio primo indovina chi ho vinto contro Bjorn. Picchia, che bello indovina chi. Abbiamo sudato. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 24 ore di registrazione che sicuramente usciranno tipo 6 minuti. Però dettagli, ci siamo divertiti. Prossima puntata, altre 3. Facciamo stesso Inazuma 22 la prossima, no? Inazuma 22, sì. Ok, ci vediamo allora col prossimo video su Inazuma 22. E montaggio Bjorn. Da molto Smartin e merda. Oh, però ho vinto però. Shhh.